io non sto giudicando quello che lui fa, se lui ha deciso di fare del suo disturbo alimentare, delle sue abbuffate, del suo binge eating un lavoro, nessun problema, ma avvisa che te hai un disturbo alimentare, avvisa che non lo stai curando attraverso questo sintomo e questo controllo del sintomo, avvisa che hai un disturbo alimentare, avvisa che il tuo punto di vista in tutta questa live è di una persona malata psicologicamente, avvisa, perché non si fa mai, non si parla mai dell'aspetto psicologico, mai, solo di quello fisico, solo di quello fisico, in tutta l'ora e mezzo di live. Ciao a tutti ragazzi, io sono Jolie, sono una cantautrice, ma in questo canale parleremo di sviluppo personale, minimalismo, disturbi del comportamento alimentare e di alimentazione in generale. Allora, oggi sono qua perché mi sento veramente in dovere di commentare un podcast che è stato fatto da Danny Lazzarin con Thomas Hungry. Ho scritto sotto il loro video, sotto questo ricaricamento che ha fatto Danny Lazzarin su YouTube, di questa live che hanno fatto, credo, su Twitch, perché non li seguo in live, ma li seguo sempre su YouTube e di solito apprezzo abbastanza ciò di cui parlano nel loro podcast, e quindi, come ho fatto altre volte, mi sono andata a riguardare questa live nel canale di Danny Lazzarin. Thomas Hungry lo conosco, praticamente è un ragazzo che fa video su YouTube nel quale mangia tantissimo, fa un po' quelle food challenge nel quale si va a mangiare tantissimo, tantissimo cibo, tutto in una volta sola, e la challenge appunto è quella di finirla. Fin lì nessun male, perché alla fine ognuno credo che possa fare ciò che vuole. E quindi interessata anche nel podcast che ho visto uscire nel canale di Danny, sono andata a seguire questo podcast. Fin quando non mi si sono iniziati a drizzare i peli sulla pelle, perché praticamente inizia a parlare Thomas Hungry del fatto che in pratica il suo disturbo alimentare, che immagino fosse quello di binge eater, dato i contenuti che sta facendo, lui riesce a controllarlo attraverso queste food challenge che ha iniziato a fare su YouTube e anche attraverso il digiuno intermittente, che non si tratta nient'altro che di andare a mangiare soltanto un pasto durante la giornata, quindi di concentrare tutto il cibo che solitamente si mangia in una giornata intera in un solo pasto. Quindi fondamentalmente, se lui è abituato a mangiare, ha detto, sulle 2500-2600 calorie, va a mangiare 2500-2600 calorie tutte in un pasto solo. E fin lì ancora una scelta personale del ragazzo, non ho niente da dire, fin quando appunto non si parla di disturbi del comportamento alimentare, perché se lui fosse stato una persona mentalmente sana, che decide di fare un digiuno intermittente, che decide di fare delle food challenge eccetera eccetera, come qualsiasi altra persona mentalmente sana può decidere di fare senza divulgare questo suo comportamento, per me si crea un grandissimo problema e una grandissima rabbia quando vedo che si divulga un disturbo del comportamento alimentare come soltanto un sintomo, quindi non una malattia psicologica ma semplicemente legata al cibo, e mi si crea una rabbia quando io sento che dalla sua esperienza si può non essere più binge eater perché si chiama digiuno intermittente. Ecco, ma andiamo proprio a commentare le parole di Thomas Hungry, perché non voglio problemi. Sicuramente se questo video verrà visto un pochino di più rispetto ai video che di solito faccio nel mio canale, riceverò una shitstorm, ma questo non mi ha fermata comunque dal divulgare la mia parola, perché come loro sono liberi di fare video al riguardo e dicendo la loro esperienza, io sono libera di andarli contro quando sento che la mia community, per quanto piccola sia, può essere attaccata da questa disinformazione che hanno fatto in questa live. Per me questa live è da eliminare assolutamente, o almeno io mi aspetto delle scuse da entrambi per come hanno trattato i disturbi del comportamento alimentare. Mi hanno già risposto sotto i commenti, Danny mi ha detto in pratica che secondo lui non hanno parlato di disturbi alimentari, mentre Thomas mi ha scritto che lui ha parlato soltanto della sua esperienza e buon. Ma andiamo direttamente a commentare il video, perché altrimenti ho paura che mi rivenga detta una cosa del genere, quindi che non ne hanno parlato, che in realtà sono stati delicati o hanno fatto disclaimer. Andiamo. Di cosa ti occupi? Nei tuoi video su YouTube che è cresciuto tantissimo, adesso vanti più di 300.000 iscritti mi pare. Esatto, ma è grazie a voi signori. Quindi stiamo parlando di una persona che ha molta, molta influenza, soprattutto nei più giovani, perché sia Danny che Thomas sono molto seguiti anche da dei ragazzini molto molto piccoli.
grazie. Allora, No, magari diciamo possiamo che essere stato un veicolo per mostrarti al grande pubblico, ma quando una persona decide di seguirti e di iscriversi è solo grazie alle tue capacità. quello che più mi fa star bene è quando certe persone con disturbi alimentari, perché diciamo che questa cosa è nata per via di un disturbo alimentare, Ah, che perché cosa curiosa. sì, perché a me è sempre piaciuto abbuffarmi. Lo faccio praticamente da penso 7-8 anni e finché ho scoperto che se ti alleni e fissi macro, calorie e tutte queste cose, puoi anche concederti la giornata di sgarro. Allora, prima che io urli, perché vi giuro che ho una rabbia dentro a sentire queste parole che non avete idea, voi sapete che in questo canale cerco di fare divulgazione e informazione per le persone che o non sanno ancora di avere un disturbo alimentare o che ne sono dentro e cercano di guarire e di correggere la loro malattia psicologica, ok? Lui praticamente che cosa dice? Se non sono io a sentire male, perché a questo punto a me sembra proprio che stia parlando di disturbi alimentari per quanto stia dicendo la sua esperienza. Allora, sta dicendo che lui, da quando ha scoperto il concetto di sgarro, secondo lui la buffata da binge eater, quindi da disturbo del comportamento alimentare, non è più tale. Allora, dove sta il grande, immenso problema in queste sue parole? Che una persona che soffre di binge eating, ma non sa di avere un binge eating, quindi di avere un disturbo del comportamento alimentare che è nella sua psiche, ok, che quindi non sapendolo, figuriamoci se sa la differenza tra malattia psicologica e sintomo della malattia psicologica, ascolta questo ragazzo e dice: va bene, allora io mi abbuffo, mi sento in colpa, sto male di solito, non prendo consapevolezza di avere un disturbo del comportamento alimentare, quindi non vado a vedere quali sono i motivi psicologici per il quale io mi abbuffo e vado in palestra. E lo chiamo sgarro. La mia buffata inizio a chiamarla sgarro e allora finisce di essere una malattia psicologica. No! Non è così! Non è così! Questa persona continua ad avere un disturbo del comportamento alimentare, continua ad essere un binge eater, semplicemente adesso si chiama food challenger, ok? Ha cambiato nome, ma la malattia psicologica e la causa delle sue abbuffate non è cambiata perché lui non dice di aver fatto un percorso psicologico, ok? Non dice di aver fatto psicoterapia, non dice di aver capito di avere un disturbo alimentare e di aver curato il suo problema psicologico. Perché quando si ha un problema psicologico non si va ad agire sui sintomi. Perché è come avere continuamente la febbre e prendersi l'oki tutti i giorni. Non ha senso, non si può divulgare questo, perché fa male ai ragazzini che ti ascoltano, Thomas. Fa male. Non è una cosa accettabile per me che ci sia un video del genere guardatissimo online senza che nessuno dica niente. E io ho deciso di parlare. Andiamo avanti. Tempo appena cominciato a fare palestra, mi ricordo, tralasciando che ho sempre giocato a calcio, ho sempre fatto sport, sono sempre stato uno sportivo. Ho iniziato E anche. qui nessuno dice niente, lo sport ben venga in tutti i casi, ma se si è malati, anche lo sport può diventare qualcosa di negativo. La dieta sì che mangiavo solo riso, broccoli. Quindi diciamo stavi molto attento e seguivi diciamo la dieta del, non diciamo del palestrato, Dieta da comunque pro. la dieta, esatto, la dieta comunque. Chi ha un disturbo del comportamento alimentare riesce a seguire le diete in modo diligentissimo, in una maniera estremamente diligente. Quindi chi è molto attento e vive il fitness con grande interesse, non solo da parte dell'allenamento, ma anche da parte diciamo appunto dell'alimentazione. Esatto. Poi quando ho scoperto comunque che ti può anche concedere la giornata di sgarro, da lì ho detto vabbè, provo a fare qualche ricarica e quant'altro. Chiamiamo le ricariche invece che abbuffate da binge eating, così automaticamente finisco di essere malato da un disturbo del comportamento alimentare. È questo che sta dicendo. Questa è promozione nel non curare una malattia psicologica, ma nel chiamare in un altro modo i sintomi in modo da sentirsi guariti.
Andiamo avanti perché mi sembra di essere stata chiara sul mio punto di vista riguardo a questa parte nel quale lui palesemente dice proprio disturbo alimentare di averlo, dice di averlo e dice che da quando ha iniziato a chiamarlo sgarro e a scoprire che esiste questo concetto di sgarro, allora ha sistemato il suo disturbo alimentare. Fantastico, se fosse così facile, cazzo, ad averlo saputo. Anzi, io parlo con cognizione di causa perché ci sono passata anch'io, eh. Ci sono passata anch'io nel nascondermi dietro il fitness, il concetto di sgarro, il concetto di sto sempre in restrizione e poi il giorno X mi abbuffo, ci sono passata anch'io, ne parlo con cognizione di causa. Poi per fortuna mi sono svegliata e ho detto cazzo, è una malattia psicologica, non sono guarita. Alla fine ci sono riuscito. Ecco, allora, come avete ben sentito, lui nel suo canale YouTube si occupa appunto di video che riguardano cibo, mangiate. Food challenge, sì, Food principalmente. challenge, e diciamo, la food challenge è una sfida, diciamo, tra virgolette, ovviamente, che fai con te Ovvio. stesso, Sì. di mangiate molto importanti, molto caloriche. Esatto, però quello che voglio dimostrare, Dani, è a livelli epici, ovviamente, perché non sono da fare, è che comunque se tu ti alleni e quant'altro, puoi anche concederti del cibo. Ecco, che arriviamo anche al concetto di concessione del cibo, come se il cibo andasse meritato, che è un concetto malato, malato, soprattutto se a parlarne è una persona che soffre di un disturbo alimentare e che non è guarito, senza fare un cazzo di disclaimer, senza dire ragazzi, questo è il mio problema, ho un problema, io me la vivo così, ma non emulatemi. Non è vero, il cibo non si merita, il cibo si ci serve per vivere, ci serve per avere l'energia di vivere, non per apparire in un certo modo. Non ci si merita se si è stati bravi o se si è compensato attraverso l'attività fisica il cibo. Cibo sporco, sempre con dei paletti. E vai con il cibo sporco, il cibo pulito, il cibo buono, il cibo cattivo. E vai con l'incitazione all'ortoressia, che è un altro problema grandissimo nel quale spesso persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare poi vanno ad infilarsi, perché magari poi scoprono appunto purtroppo dal fitness questo concetto di cibo sporco e cibo pulito, e allora vai con le negazioni, vai con le restrizioni, vai con un'altra visione malata del cibo che però, essendo normalizzata purtroppo da chi segue un certo tipo di stile alimentare, che è del bodybuilding, persone che lo fanno di professione, persone che sì, lo possono anche fare nella loro vita, ma se non sono malate. Purtroppo, se ci sono persone malate come sembra essere ancora Thomas, purtroppo, e non sono felice ovviamente di questo, mi dispiace per lui che non abbia capito che deve guarire qua, ok? Poi sono messaggi veramente di un pericoloso da mettere in piazza così, senza chiarire per bene le cose, sono qualcosa che veramente mi fa incazzare. E dipendentemente dall'obiettivo di una persona. Sì, questo è vero. So che detto a Però te è un quello. po'. No, assolutamente, ma scherzi, ma figurati, io sono. Amo tantissimo mangiare anche noccioline, no, a Come? noi A piace. me. Gli piace mangiare, ci piace a tutti mangiare. Genere. Effettivamente, quando mi concedo e programmo questo genere di sgarrate, nei 2 giorni successivi non mi alleno perché il mio organismo non è in grado di affrontare determinate situazioni, quindi Fatti due domande se stai danneggiando l'organismo così tanto da non riuscire neanche a muoverti nei 2 giorni successivi. allenamenti Sì. piuttosto importanti. Quello che però voglio chiederti, perché sai, noi vuoi o non vuoi siamo persone seguite. E possiamo anche per Appunto. certi aspetti essere anche presi come d'esempio. Adesso immagino un Esatto. ragazzino di 15-16 anni, quindi molto giovane, non il follower. E vabbè, qui dicono che comunque bisogna stare attenti. Thomas dice che effettivamente può essere addirittura fatale, perché sì, può essere fatale fare delle food challenge come fa Thomas, e per fortuna lui lo dice sia all'entrata dei suoi video che per quanto riguarda questa live. Quindi qui non ho da dire niente, perché comunque ha precisato la pericolosità
del fare le food challenge, ma non è questo che io infatti sto discutendo in questo video. Ovviamente sono liberi entrambi di fare tutto ciò che vogliono della loro vita, ma come ha detto Danny adesso, hanno una responsabilità gigante. E quando si parla di salute, perché qui si parla di salute, bisogna andarci con i guanti, con la mascherina, cioè come un elefante in un negozio di cristalli bisogna entrare in questi argomenti, non con questa superficialità. Perché purtroppo già si parla poco dei disturbi alimentari, già se ne parla male nei media ufficiali, se poi ci si mettono anche le piattaforme libere nel quale addirittura i personaggi che si seguono vengono miticizzati e nel quale i ragazzini dicono voglio essere come lui, allora il problema si fa ben più pesante. Con un punto di partenza piuttosto alto, esatto. Infatti io sono stato fermo per uno strappo, ti ricordi? Sì. Dopo l'incidente mi sono strappato, ho ricominciato i fondamentali da poco e con mia grande sorpresa sono 4 sessioni di stacchi che affronto, quindi sono 4 settimane che l'ho ripreso e mi muovo già agevolmente con 10 reps sui 200 kg, quindi è un buon risultato, specialmente perché dopo uno strappo, che è un qualcosa di veramente pericoloso perché è il muscolo che si lacera e si rompe, rimuovere quei chili e tanta roba, quindi da qua si capisce quanto è allenato il corpo. Immagino sia lo stesso per le food challenge, cioè, ecco. Però infatti quel che mi sento di dire a un ragazzo da 15 anni è di non fare queste cose. Io lo dico sempre in ogni video, sarò ripetitivo, ma è importante, dico è importante di non farlo a casa, perché oltre a questo non è che è una cosa che magari ti fa male subito, può essere che ti faccia male anche in futuro, come può essere anche che io viva fino a 100 anni, ma potrei anche trovarmi magari a 60 anni preso con le bombe. O anche no, Danny, perché esatto. Alla fine io sono proprio uno stile che durante la settimana, infatti io, se mi metti davanti il goccetto di vino o anche solo dirmi ma assaggia questo un attimo su una cucchiaia di Nutella, no, perché c'ho questa fissa. Che questa fissa è proprio creata dal concetto di restrizione abbuffata, che è una malattia psicologica, period. 6 giorni su 7, pulitissimo, tra virgolette, perché comunque mangio le mie belle calorie, e un giorno si sgarra. Ma infatti lo specchio di questa tua scelta, di questo tuo modus operandi, è il tuo fisico. Non sei affatto una persona sporca, con magari anche sfoghi cutanei che delineano uno sforzo notevole da parte del fegato, dei reni, no, una pelle molto pulita, sei molto magro, e mi riferisco al grasso, molto magro, quindi è tutto sotto controllo. Da qui vediamo quanto la percentuale, quindi 6 su 7, è talmente alta che quel piccolo, ok, 10% inserito nella tua vita non urta l'organismo. Ed ecco che Danny sta promuovendo il fatto che sia normalissimo avere uno stile di vita come quello di Thomas, nonostante lui abbia detto dall'inizio di avere un disturbo alimentare. È questo il grandissimo, enorme problema di questa live. Il ragazzino che se lo guarda dice, oh, ma se lo fa Thomas Hungry, anche io ho disturbo alimentare, se lo fa lui, lo posso fare anch'io, sto al top proprio. Anzi, magari divento super famoso come Thomas Hungry. Borsa o bicicletta. Poi torno a casa, faccio un altro caffè, vado a camminare, stiamo ancora parlando in palestra. Faccio la mia camminata 2 ore, perché comunque poi sei seduto tutto il giorno e devi restare un attimo attivo e quant'altro. Mi rimetto un po' a lavorare, all'editing, quant'altro. Questo che orario è adesso? Hai finito tutte le tue attività, il tuo movimento? Esatto. Ti metti al PC per editare il video e sono le? Sono le, fecondo dopo la camminata, saranno le 5. Ok. Compreso il fatto della doccia, nel frattempo. Certo. Me lavo anche. Certo. E poi verso le 8 mi faccio da mangiare, perché io mangio una volta al giorno. Okay. Mi preparo tutto, mi peso tutto, calorie e quant'altro, faccio rientrare, macro, bla bla bla. Ecco, la preparazione di questo pasto richiede un po' di tempo, perché praticamente hai concentrato i 6 pasti della giornata in un unico pasto. Esatto, quindi sì, fai conto che ci metterò una bella, io penso 40 minuti di metterci a preparare tutto, perché comunque è anche cosa già preparata, tra virgolette, perché comunque l'insalatone è già preparato. Ecco, quindi qui spiega il suo digiuno intermittente, nel quale appunto lui non mangia tutto il giorno e mangia soltanto la sera tutto quello che dovrebbe mangiare durante la giornata, che ovviamente ti permette di fare una sorta di abbuffata tutto i giorni, perché invece di mangiare poco
per tutto il giorno, vai a mangiare tanto soltanto in un pasto. Tutto controllato, tutto caloricamente ristretto, tutto caloricamente sotto controllo, che è la base del disturbo del comportamento alimentare, avere tutto sotto controllo. E poi avere questo momento di sgarro un giorno a settimana nel quale lo perdi completamente, quindi nel quale aspetti proprio quel momento nel quale finalmente puoi lasciare le redini del tuo disturbo psicologico. Ok, quindi sto semplicemente spiegando il fatto che lui si sente guarito grazie al fatto che fondamentalmente controllandosi riesce ad abbuffarsi tutti i giorni, perché fondamentalmente se mangia tanto Che soltanto in un pasticolo. momento della giornata praticamente è una buffata, no? Che se mangia 2500-2600 calorie tutte in uno stesso pasto, con cibo non che è molto calorico ed è piccolo, come può essere un panino del McDonald's, ma con cibo, come dicono loro, pulito. Quindi si tratta di cibo che io non amo chiamare pulito, perché non esiste pulito e sporco, esiste nutriente. Quindi lui mangia del cibo nutriente, quindi che ti riempie, che ti dà soddisfazioni, che ti dà quel senso di sazietà, per 2500-2600 calorie tutte in un solo pasto. Quindi vi immaginate che è tanta, tanta roba proprio in termini di quantità. Quindi lo soddisfa a livello di binge eating, perché è quella sensazione di vuoto in cui ti puoi sentire veramente super pieno, no? Questo è un problema psicologico, ragazzi. Non è un problema nel quale si può andare a sistemare controllandosi o nascondendosi dietro all'idea del fitness. Si può fare quando non si è ammalati psicologicamente, ok? Non sto dicendo che nessuno può fare il digiuno intermittente, né che effettivamente tante persone sane psicologicamente si possano trovare bene, ma qui si sta parlando di qualcuno che ha un problema psicologico. Psicologico che non può essere certo curato attraverso il cibo, Ponti, ok? sono già pattughino, prendo di viso le carote. Cavolo, per un pasto tu hai ben due buste della spesa piene per ogni pasto, perché l'insalata in busta occupa un sacco di spazio. Sì, Mi metti 5-6 buste e mi hai riempito sì, un io sacchetto. infatti vado a fare la spesa una volta ogni 2 giorni. Comunque l'insalata la prendi fresca, e anche perché non ti sta. Vabbè, certo. Vai a fare la tua spesa Ma o... Sì, sempre io. Ah, Dio, sempre io. E non ti capita magari, non lo so, girando per le varie corse del supermercato e dire: oh, guarda quella roba lì, c'ho più voglia di mangiare quella roba lì, la prendo. una volta sì, però adesso sono diventato molto diretto. Adesso, siccome so cosa devo prendere, Sei e so, metodico e esatto, prendo quindi... quello. Se no io mi ricordo, anche adesso, se dovessi andare fuori all'estero o quant'altro, io voglio vedere tutti i supermercati, perché voglio vedere i cereali che ci sono là, il tipo di biscotti. Cioè io amo queste cose, Certo. infatti. Controllo, controllo anche qua. Ci fa capire che Thomas, e non gli sto andando contro perché non è di certo un peccato avere un disturbo alimentare, anzi sei vittima, Thomas, del tuo disturbo alimentare. Cioè mi fa tenerezza questo ragazzo, sinceramente. Mi fa tenerezza il fatto che lui pensi di essere guarito in questo modo, come lo pensavo anch'io quando mi nascondevo soltanto dietro il fitness. Ci sta, ci Fine sta, del mondo. ci sta. Quello mi manca tanto, ecco. In termini di peso, quanto è che mangi alla sera? Cioè, tu fai un unico pasto, ma dopo accumulando tutto Allora, quanto. se contiamo i 2 litri di acqua, che comunque fanno peso, chilo e mezzo di insalata, cereali siamo sempre sui 100-150 grammi, yogurt siamo sempre sui 300 grammi, mettici dentro, delle volte prendo il riso, sono altri 300 grammi a cotto, Ok. quindi su meno. Poi ci metto sempre anche delle patate, delle volte, quindi anche là sono altri 200 grammi. Sui conti, ma penso di essere sui 5 kg gagliardi, Porca miseria. più o meno. E Poi dipende dalle beh, Nicolò, volte. sono Quindi 7-8 5 kg di pasti. cibo Eh beh sì, la quello sera. che noi diluiamo in una giornata Ma dobbiamo non è fare una in 8-5. buffata. Esatto. Effettivamente i Ecco, conti tornano. credo che comunque sia un po' più di quello che mangiamo. Almeno io mangio purtroppo poco, non posso permettermi Io grandi quantitativi. sono a 2008. Io anche, Però 2005-2006. quindi addirittura 2008, non 2005-2006, 2005-2006 era Danny che lo diceva. Comunque compenso, perché sai che io faccio molto molto più cardio di te. Quindi compensa, la compensazione sappiamo benissimo che fa parte non soltanto del binge eating, ma anche della bulimia nervosa. Quindi si tratta ancora
di un aspetto psicologico di Thomas che viene da una malattia psicologica, quale essere il disturbo del comportamento alimentare. In tutta questa live si evince che Thomas, ovviamente, perché non avendo fatto psicoterapia, o almeno non dicendocelo, quindi magari la sta facendo ma non ce l'ha detto, si evince che Thomas abbia ancora un disturbo del comportamento alimentare e che psicologicamente tutti i suoi pensieri siano palesemente di una persona che non è guarita. È un disturbo calorico molto più alto, certo. E anche comunque devo compensare su questo avrei... deve compensare lo sgarro, ok? Ci siamo? Voi che sapete di che cosa sta parlando, che avete magari un disturbo del comportamento alimentare come me e come lui, magari capite, ci intendiamo che tutto ciò che dice è palesemente di una persona che ne soffre ancora senza dirlo, perché dice che lui riesce a controllarlo. Io esco con gli amici ogni tanto in bicicletta e siamo tutti diversi nel bruciare le calorie, perché stesso tragitto che abbiamo fatto 60 km con 1000 metri di dislivello in bici, 2 ore e mezza, non mi ricordo, sono andati non chissà che passo, lui ha portato a casa 1600 calorie, stesso dispositivo, stessa ansia cardiaca, e io 700. Quindi poi va anche a scriversi quanto riesce a bruciare attraverso l'attività fisica, altro tipico problema di una persona che soffre di disturbo alimentare, andare a traccare quante calorie si bruciano proprio per compensare ciò che si mangia, che è proprio, dicevo, un aspetto che conoscete bene e che conosco bene anch'io, ok? E la sta promuovendo dicendo che è normale così. E oltretutto il fatto che sia Danny che Thomas mi hanno detto semplicemente che non hanno mai parlato di disturbi alimentari mi dice tanto, tanto, tanto. Io potrei fare questa vita, tra virgolette, per sempre senza mai sgarrare, perché so che ogni sera c'ho la mia buffata, il mio bel pasto gigante e c'ho quel momento di relax. Questo grande premio. Perché chi soffre di un disturbo alimentare come il binge eating poi sente il bisogno e la necessità di sfogarsi attraverso il cibo e lui riesce a farlo attraverso questa grande quantità di cibo che ogni sera arriva a mangiare. Mio? Bravo. Prima di andare a letto. Cioè, quello che mi fa incazzare tantissimo è che non si spiega mai che il suo disturbo alimentare, come tutti i disturbi alimentari, hanno una fondamenta psicologica che non viene citata mai, 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 mai in tutta la live. Si parla delle sue abitudini da malato, da persona che soffre di un disturbo alimentare, senza citare che il suo punto di vista è malato, non è normale e non andrebbe seguito in alcun modo da nessuna persona sana. Ultime due domande, proprio dopo basta. Ok, volevo chiederti, ti è mai capitato di fare una food challenge e non concluderla, comunque doverti arrendere, e la food challenge che a tua memoria ti ha creato più problemi, nel senso che hai avuto più difficoltà a concluderla? Allora, diciamo che una volta sono stato a Montecatini Terme su una gelateria, erano più di 4 kg e mezzo fra gelato e waffle. Insomma, qui parla dei suoi momenti più difficili nelle abbuffate programmate, del quale poi ha fatto un lavoro tutto ciò, che io non sto giudicando quello che lui fa. Se lui ha deciso di fare del suo disturbo alimentare, delle sue abbuffate, del suo binge eating un lavoro, nessun problema, ma avvisa che te hai un disturbo alimentare, avvisa che non lo stai curando attraverso questo sintomo e questo controllo del sintomo, avvisa che hai un disturbo alimentare, avvisa che il tuo punto di vista in tutta questa live è di una persona malata psicologicamente, avvisa, perché non si fa mai, non si parla mai dell'aspetto psicologico, mai, solo di quello fisico, in tutta l'ora e mezzo di live. Incazzata nera, ragazzi, incazzata nera in questa live, in questo video, incazzata nera. Oh, ci vogliono sempre quell'oretta dove ti senti proprio e purtroppo tra virgolette io non riesco a vomitare, perché dici vabbè, vomito, sto meglio. Qui diciamo addirittura, cioè Thomas addirittura dice mannaggia che non riesco a vomitare, porca miseria, peccato che addirittura non sono passato ad essere bulimico, mannaggia. Cioè qui, ragazzi, stiamo veramente rasentando una pericolosità del quale io non ho più parole. Cioè io sono veramente sconvolta da queste ultime parole che vengono nell'ultima parte di questo video,
nel quale lui dice che dopo le sue abbuffate di food challenging, poi peccato alla fobia di vomitare, lo dice in precedenza, e quindi non riesce a vomitare, purtroppo, fra virgolette purtroppo. Cioè ragazzi, io sono sconvolta da questo video, da questa live, chiedo veramente sia a Thomas che a Danny o di fare una nuova live nel quale parlano con degli esperti di disturbi alimentari e parlano degli aspetti psicologici del quale non hanno mai parlato durante questa live, o almeno di eliminare questo video. Io nel mio piccolo ho fatto quest'altro video, so che non ho per niente il seguito che hanno loro e che quindi sarà pochissimo visto rispetto a questo video, ma spero in futuro che il mio canale cresca, che questa community cresca, che si possa fare sempre più informazione riguardo i disturbi alimentari, perché 8 persone su 10 ne soffrono, anche se sanno di non saperlo, e io sono qua per dire a gran voce che dobbiamo iniziare a capire che viene da qui e non viene da qui e non viene da qui il disturbo alimentare. Scusate se sono stata incazzata per tutto il video, però mi sono addirittura, vi giuro, mi sono trattenuta perché lo ero molto molto di più. Mi dispiace se vi ho urlato addosso, ovviamente le urla non erano per voi, ma per tutto questo concetto di disinformazione che c'è in 1:30 di live, che mi sono guardata tutta, quindi non è che mi sono persa qualcosa, qualche disclaimer o cazzate del genere, ok? Quindi io spero che questo video possa dar voce anche alla vostra voce, che non avete la possibilità di far sentire perché non fate video su YouTube. Io mi sono presa il permesso e l'onere di poter parlare a nome di tutte le persone che come me possono guardare questa live e incazzarsi da morire per come trattano questo argomento. Noi ci vediamo nel prossimo video, spero di non essere così incazzata nel prossimo. Intanto vi auguro una magnifica giornata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Stavo chiudendo il microfono, fantastico.